Jesus, Gesù, raspeti spasite, Salvatore crocifisso sulla croce, l'amore crocifisso. Evanas pretobon. Eccoci davanti a te. Ti osserviamo. C'è buio intorno a noi. È tutto buio. Ma forse c'è buio anche dentro di noi, nella nostra vita, nei momenti di delusione, di precarietà, di preoccupazione, nei momenti quando dentro di noi ci sono emozioni negative, c'è buio dentro di noi. Giovanni ci dice: chi dice di essere nella luce e odia il proprio fratello è ancora nelle tenebre. Trenunci tame. Esistono i momenti delle tenebre nella tua vita, i momenti in cui non riesci a vedere la luce, i momenti di confusione. Postoje li kušnja u tvom životu? Esistono le prove nella tua vita. Postoje li strah u tvom životu? Esiste il timore nella tua vita. Strah pred budućnošću. Il timore del futuro. Strah da te drugi ne poštuju. La paura che gli altri non ti vogliono bene, non ti rispettano. Strah da ne izgubiš. La paura di perdere le cose, le persone. Sve to sada stavi pred. Tutto ciò adesso mettilo davanti a Gesù. E davanti a Lui osserva tutti questi momenti davanti a Lui che nonostante c'è la tenebra intorno a Lui, Lui sta nella luce, anche se intorno a Lui c'è il male. Il buio, Gesù vede. Riesce a vedere ciò che gli uomini non sanno. Vede che gli uomini sono imprigionati e non li giudica. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Non sanno, stanno nel buio, nella tenebre, non vedono. Davanti a Gesù osserva i tuoi momenti di tentazione, della paura, di preoccupazioni. E chiedigli che ti doni la luce. Da ne ostaneš
без светла. Perché non rimanga senza la luce. Molimo sve vas koji ste upalili svijeće da ih ugasite. Chiediamo a tutti voi che avete acceso già le candele di spegnerle. Se vi questo palo. Tutti voi che avete già acceso le candele, spegnetele.
Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. Isus, ti govoriš. Gesù, tu dici, l'occhio è la lampada del corpo. Quando il tuo occhio è sano, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se il tuo occhio è malato, anche il tuo corpo sarà pieno di tenebre. Conosci i momenti in cui pensi in maniera negativa degli altri? Quanto buio c'è dentro di te in quei momenti? E attraverso quel buio tu osservi gli altri? Ma quando critichi gli altri, quando sparli, deridi gli altri, vedi il buio che penetra nel tuo cuore. Offri adesso al Signore tutti i momenti
in cui hai perseverato nel buio, nei pensieri negativi, nella riflessione negativa verso se stesso e verso gli altri. E Gesù ti dice: esiste la luce, io sono la luce. Non rimanere nella tenebre. Adesso accenderemo la candela pasquale come segno del Cristo risorto. Lui ti dice: io sono la luce. Gesù desidera che noi siamo la luce, perciò ci dice: voi siete la luce del mondo. E Lui desidera che veniamo da Lui per ricevere la luce da Lui e per poter portarla agli altri. Vogliamo fare la stessa cosa adesso, accendendo le candele alla candela pasquale e portando la luce agli altri. Così la luce si espande. Ricevi la luce e la doni agli altri. Ricevi l'amore di Dio e lo doni agli altri. Ricevi la pace e la doni agli altri. Ricevi così tanta bontà dagli altri e trasmetti quella bontà agli altri.
Thank you.
Ti ringrazio, fratello sacerdote, perché adesso porti la luce ai giovani. Grazie, caro amico, che adesso ricevi la luce e non l'hai mantenuta per te stesso, ma la doni agli altri. Gesù ti dice: chi segue me non camminerà mai nella tenebre, ma avrà la luce della vita. E perciò ci dice: seguimi, seguimi e non camminerai nella tenebre. Avrai la luce. Quando dentro di te nasce la paura, vieni da me. Seguimi, ti dice Gesù, e ascolta le mie parole, non avere paura. Quando cadi, quando vivi l'insuccesso, quando ti deludi nelle persone, vieni da me, ti dice Gesù. Quando non riesci a distinguere il bene dal male, vieni da me, io sono la luce. Quando pensi solo in maniera negativa degli altri, quando le cose negative ti convincono che è giusto non parlare con gli altri e che sia giusto che parli in maniera negativa, che non perdoni, vieni da me, la tua luce. Thank you.
Quando dentro di te nasce il pensiero che non ce la fai, che sei incapace, che non c'è via d'uscita, che non ti puoi rialzare dopo la sconfitta, dopo la caduta, vieni da me. Io sono la tua luce, ti dice Gesù. Quando gli altri intraprendono le vie sbagliate e chiamano anche te di seguirli, vieni da me, alla tua luce. Quando vedi che il tuo amico ha preso la via sbagliata, che è caduto, e per la tua testa passa il pensiero, ma che mi importa? Allora ricordati delle parole di Gesù. Tu sei la luce del mondo. Andate dagli altri e portateli la luce. Adesso puoi dire a Gesù il tuo sì. Adesso puoi dire di no alla tenebre, al peccato. Adesso puoi scegliere Gesù. Gesù, tu sei la mia via, la mia vita e la mia verità. Desidero seguire te. Tu sei la mia luce. Scelgo te. Abbandono il peccato. Abbandono la bugia. Accetto la croce. Accetto me stesso così come sono. Accetto gli altri così come sono. Accetto il mio handicap, i miei difetti, i miei insuccessi. Perché nell'accettazione nasce la vita vera. Nasce una cosa nuova, nasce l'amore e la pace e la gioia. Shine your light.
Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Gospa majka moja ti, Gospa.